La palla mid è per i bambini, è più sgonfia, è meno veloce e il rimbalzo è minore rispetto alla palla normale, ok? Quindi per simulare lo spostamento, vi ho detto di stare più vicini, quindi stiamo giocando sulla riga o dentro la riga, quindi rimbalzando meno siamo un pochino più agevolati. Simulare, dicevo, lo spostamento, quindi ricerca dei piedi e altezza di impatti, e la palla mid ci può permettere di colpire un pochino più forte senza che scappi via lontana, quindi ci dà allo stesso tempo libertà, grossa ricerca dei piedi e libertà della parte superiore, va bene? Quindi attenzione ora a questo aspetto, te che il tuo problema è l'impatto basso, anche un po' te che la fai scendere spesso, ora dovete porre molta attenzione, ancora più che con la palla normale. Giacomo con degli allievi, ho visto un lavoro molto specifico, vogliamo chiedere loro di che cosa si tratta? Sì, assolutamente, siamo partiti con un riscaldamento con le palle mid oggi, proprio per tenere la velocità di palla bassa e poter lavorare, come abbiamo visto col gruppo precedente, sullo special help, quindi certo, sugli obiettivi che stiamo portando avanti con ognuno di loro specifici. Vediamo se hanno capito, che cosa stai facendo? Beh, io devo mantenere la fluidità nel colpo e mantenere sempre la racchetta alta nel dritto. Quindi sono cose ben chiare, eh? Sì. Ci stai riuscendo? Abbastanza. Stai provando? Sì. Che sensazione hai quando questo avviene? Beh, fluidità. Fluidità nel dritto e anche bene nel rovescio. È come una magia, eh? La palla va, sì, cammina senza spingerla con tutta la forza che uno ha, è vero? Sì. Economia. E quindi è una bella cosa, ti vedo felice. Sì. Ma ancora è solo l'inizio, eh? Ovviamente. Ancora c'è tanto da fare. E siamo invece, ricordami il tuo nome? Lorenzo Mancini. Ecco, ciao Lorenzo. Invece tu? Vasco Drocca. Dimmi. Io sto lavorando principalmente il mio dritto. Sì. Nell'apertura e nell'impatto. Veramente una ferrovia nell'impatto. Sì. Andare sempre avanti. Fammi vedere. Sì, vai. Comunque all'altezza della mia pancia. Sì. Altezza alta, andare avanti finché chiude. Una cosa molto importante, vero? Sì. Chi è che riesce a farlo? Vedi, un campione tu che mi vuoi portare come esempio? Djokovic. Djokovic riesce a farlo. Uno qualunque. Ah, molto felice. Quindi tu sai che Giacomo ci ha pronunciato il pone al fuori d'aria. Lo sapevi? No. Ah no, te lo dico io che l'ho registrato. Giacomo ha scaldato. Sì. Il signor Djokovic anche prima delle finali, Giacomo. L'anno scorso per quarti, semifinale e finale. Ero lì. Insomma, ci vuole tanta passione, eh? Assolutamente. E quindi sì, Giacomo, questa tua esperienza la stai portando ai ragazzi. Sì, quella è un'esperienza che ti chiarisce molto le idee, perché quando stai in un contesto del genere ti rendi conto delle cose importanti. Quando cominci a vederlo in ogni giocatore, giocatrice, allora certo, forse questo è quello che conta, e con loro si cerca di metterlo in pratica da subito e portarli e farli crescere così, insomma. Assolutamente, quindi ragazzi state lavorando sui particolari, eh? Sì. Però ci aggiorniamo, tra un qualche periodo io tornerò a curiosare e a vedere i vostri miglioramenti, sicuri, certo. Allora buona continuazione sul campo, grazie, siamo qui al Tennis Team Vienero. Ciao Giacomo. Ciao a tutti.